Ok, allora, premettiamo delle cose. Io non credo di sapere nemmeno più come si fa questa cosa. E puoi dire, Tiffany, perché sei qua? Niente, un po' per dire di nuovo. Ciao lettrici e lettori, bentornati e bentornate su Miss Fiction Books. A volte ritornano e per i motivi sbagliati. E infatti, voi direte, cioè, tra tutte le cose che potevi fare per tornare a parlare sul canale, grazie Pipi, il tuo contributo mentre gratti e ti fai le unghie proprio in questo momento era necessario. Pronta a ricevere carriolate di letame per questo mio ritorno sul canale, perché già non ne avevo abbastanza da tutte le fan della Mass e della Claire, e quindi sono qua a farvi la recensione assolutamente non richiesta del fenomeno commerciale e letterario del 2023, ovvero Fourth Wing. Allora, poi premetto, io dico Fourth Wings perché il mio cervello non so che buco, che tara c'ha, una delle tante. Vabbè, morale della favola, c'avevo voglia di farla, c'avevo voglia perché è tempo che rimando, vorrei farla su TikTok, su Instagram, su altri canali, ma alla fine c'è solo un grande amore, il primo amore non si scorda mai, no, per fortuna si dimentica, però in realtà il vero amore, quello grande, cioè YouTube, è veramente, non si scorda mai, vi ho veramente pensato tantissimo quest'anno e devo dire, quindi alla fine ho detto, vabbè. Perché non divertirsi insieme quando ho un'oretta libera, sperando che mi basti quest'ora libera, perché quest'anno sono successe veramente cose. Comunque vi prometto, ve lo giuro, cioè sui miei gatti, che per quanto questa recensione sia qua anche per i motivi probabilmente sbagliati, cioè il fatto che mi devo sfogare, ho preparato anche un altro piccolo video così almeno vi racconto un po' le letture belle di quest'anno, dai, così compensiamo il male e il bene che c'è nel mondo. A caso, completamente a caso, raga. Veramente, io ho un passo dal TSO come sempre in tutti i video, però insomma mi siete mancate, mancati, io spero stiate bene. Fatemi sapere come state nei commenti, insomma con chi non ci sentiamo da un po', perché magari non mi segue su altre piattaforme. Allora, quindi siamo dentro la recensione di Fourth Wings, già detto, però premesse iniziali che tanto come sempre sono del tutto inutili, le solite, cioè tanto proprio quelle che alla fine io posso dire anche tutto, la rava e la fava, ma non contano niente, però come sempre ci proviamo. Comunque, questa recensione riflette le mie opinioni personali, insieme anche a dei processi oggettivi di scrittura, concezione del testo, ma quello è la critica letteraria di cui io mi avvarrò in parte, ma per il resto, ripeto, saranno mie opinioni personali. L'intento non è in alcun modo quello di giudicare, denigrare i lettori e le lettrici che invece hanno amato quest'opera, ma solo ed unicamente l'opera stessa, parlare dell'opera stessa, della sua autrice, delle sue scelte. Se avete amato quest'opera, questa recensione non cambierà assolutamente il vostro gusto. Come, cioè, esistono le recensioni positive, è giusto che esistano anche quelle negative. E come sempre, il fatto che voi abbiate amato quest'opera non toglie a me la possibilità di poterla criticare, denigrare, ammazzare, dissezionare, perché è totalmente lecito. Lo faccio nei termini di legge, per ora ho pagato pure l'ebook e ho sentito anche l'audiolibro, quindi ho diritto anche da un punto di vista commerciale di poter fare questo video. Siamo in una sottospecie di democrazia ancora, quindi banalmente, anche se vi starete chiedendo, ma Tiffany, ma te sta roba non ti piace, perché continui a leggerla? Banalmente, prima motivo è perché posso e ancora, ripeto, nonostante la nostra democrazia traballi, ho ancora questa facoltà. Appunto, ci sono 1,5 miliardi di recensioni super mega positive. Perché non buttarci anche una recensione negativa? Soprattutto perché effettivamente è molto stimolante fare un esercizio critico di cosa funziona, cosa non funziona, ma al di là di quello, cosa mi ha convinto, cosa non mi ha convinto, le problematiche, eccetera, eccetera. Di nuovo, il fatto che io stia facendo questa cosa non significa che sto giudicando chi l'ha amata. Avete tutto il diritto di amare questa cosa qui, anche se a me non è piaciuta. Premetto anche un'altra cosa, a me piacciono un sacco di cose orrende e anzi mi diverte molto dissezionare.
collezionarle e massacrarle, perché appunto sono le mie cose preferite, quindi anche se io le vado a, boh, non lo so, a massacrare, alla fine non cambia il fatto che io le ami, ok? E spero che sia un atteggiamento quantomeno condiviso. Ma in tutto ciò, anche l'altro motivo, perché prendere così seriamente un'opera che non si presenta nemmeno così, ma perché alla fine è l'operazione commerciale dell'anno, è l'operazione letteraria e commerciale dell'anno, e quindi, come tutte le cose, quando ti capita sotto mano, iniziano a frullare veramente i marchingegni, e questo a me, devo dire, mi ha portato comunque a riflettere su tanti aspetti di cui parleremo in questa recensione che probabilmente sarà lunghissima. Ultimissima premessa, poi giuro finito, partiamo perché ci siamo già dilungati per 28 minuti solo di premesse. Questa recensione sarà spoiler, ci ho provato a scriverla non spoiler, ma ci sono talmente tanti riferimenti che devo prendere in esame, cose a cui mi devo riferire, che ho provato a fare il giochino del giraci attorno e sembrava veramente ancora più delirante di quella che sta per essere questa recensione. Quindi niente, bando alle ciance, partiamo! Allora, prima cosa, se voi non sapete cos'è Fort Wings, porca merda, ho già sbagliato. Comunque, se voi non sapete cos'è Fort Wing, probabilmente o siete molto 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 fortunati perché non avete internet, oppure perché vivete su un eremo dove non esiste, dove esistono contatti con l'esterno. E aggiungo, sicuro non c'è una libreria vicino a voi. Per tutte le altre persone, ovviamente questo sarà un discorso anche quasi... certo, ovvio, però Fort Wing, appunto, ve l'avevo appena annunciato, è veramente un caso editoriale commerciale, perché ha avuto successo ancora prima di uscire, fate conto, pompatissimo dal booktop, soprattutto americano, ed è ovviamente approdato anche in Italia è diventato un super caso commerciale e non solo, edito da Sperling. Al momento è stato pubblicato il primo in Italia, mentre in US, eccetera, nel mercato anglosassone è già uscito il secondo, che credo arriverà in Italia a gennaio, fine gennaio, ma comunque dettagli che... cioè, per noi sono quisquiglie. Comunque, serie Fort Wing, che a quanto pare prevede 7 libri. Ah, non commento. Scritta da Rebecca Yarros, che è una giovane autrice che è alla sua primissima opera. Premetto anche un'altra cosa che dovevo premettere prima, io sbaglierò tutte le pronunce, perché mi sono anche andata a vedere i video dove c'è chi insegna in gaelico scozzese come queste cose dovrebbero essere pronunciate. Ci ho provato, ma mi sembra uno sforzo maggiore di quello che ha fatto Rebecca Yarros, quindi comunque morale della favola. Allora, giuro, provo anche a farvi una sorta di mini trama, che per me è veramente, sapete che io sono una cagna a fare questo. Comunque, in pratica, la nostra cosina di questo mondo si chiama Violet Sorrengale, è stata assegnata agli scribi perché qua tipo come in Divergent ti dividono per cose, vabbè, lei in pratica è una raccomandatina, quindi è finita negli scribi, ma sua madre, che non solo è una merda ma è evidente che la odi già da questa qua, insomma non vede l'ora che lei crepi, la fa assegnare a le centinaia di persone che ogni anno cercano di entrare un pochino in quella che viene considerata l'elite di Navarra, che è questo mondo qua, questo insomma regno qui, cioè l'Accademia Militare di Pasgaiat, diciamo a caso. Tanto, ripeto, io le sto dicendo totalmente a caso, un po' come le ha scritte la Yarros. Comunque, l'Accademia Militare è super ambita, rappresenta l'elite, ma soprattutto c'è tutto. Queste persone sono disposte a tutto pur di entrare proprio nei top, cioè i toppissimi dei toppissimi sono i cavalieri dei draghi, perché ci sono i draghi. È una decisione del tutto incomprensibile, a meno che non seguiamo il concetto che sua madre vuole vederla morta, perché si dice già da subito questa frase: allora, i draghi si legano a questi cavalieri, e quindi già da subito noi veniamo a sapere che i draghi non si legano agli umani che considerano fragili, ma li inceneriscono, contando che Violet è un'inetta incapace di qualsiasi cosa. Ovviamente ti viene un po' da pensare che sua mamma la voleva eliminare, ma non sapeva, ma comunque arriviamo dopo a queste considerazioni, perché ce n'è veramente tante. Comunque, ovviamente, lei inizia il suo percorso di allenamento, tutti più o meno la vogliono vedere morta, non si capisce più o meno perché lei sopravviva. Tra le persone che la vogliono vedere morta c'è il nostro bel tenebroso Xaden Riorson,
Poi si avvicina al momento del rituale, appunto, dove c'è questo legame, insomma, ci si lega al drago per diventare arrosticini di drago, perché lei può diventare solo quello, oppure chissà, e ovviamente Violet, chissà. Allora, io parto da questa premessa. Questo è un libro che secondo me, cioè io definisco frullatore oppure smoothies, cioè dentro di sé ha un sacco di richiami, cioè è veramente ha elementi di Hunger Games, di Divergent, di Harry Potter, di Shadow and Bone, di Red Queen, di Game of Thrones ovviamente, di Dragon Rider, ma anche ovviamente se avete un po' di dimestichezza con la figura del drago, no? C'è sicuramente Dragon Heart qua. Palese, ma come anche il ciclo di Pern, il ciclo dei dragonieri di Pern. E vabbè, pure la mappa, cioè se vogliamo proprio andare su tutto, pure la mappa sembra la mappa di The Witcher, cioè proprio non c'è un elemento che non sia copiato e incollato in questo grosso patchwork, in questo smoothies di frullatorissima di cose che sia originale, ma non è un problema e comunque su questa parte ci torniamo. Ma soprattutto, sopra ogni cosa, come se fosse una buona idea, peraltro, Rebecca Yarros ha praticamente creato un'opera che è in particolare veramente un rip-off di ACOTAR, soprattutto c'è cioè Court of tutte le varie robe di cui abbiamo già parlato in abbondanza e anche di Throne of Glass, perché ci sono anche delle cose di Throne of Glass dentro. Allora, io premetto questo, non mi voglio soffermare sulla mancanza di originalità per due motivi principali. Allora, il primo è che secondo me non è particolarmente rilevante ai fini del suo impatto sul pubblico, ma perché poi lì è un trend dell'editoria che si sta delineando e quindi lì andrebbe fatto un discorso molto più complesso, ma non è questo il momento. E per quello seguite frecciatine. Primo momento autopromozione, il momento autopromozione è Seguite frecciatine, che è il podcast che io ho creato con Elena di Miss Nerily, dove fondamentalmente ci lamentiamo di tutte le cose che non ci piacciono dell'editoria. Sotto nell'info box trovate il link ovviamente. Detto questo, cioè che secondo me è veramente il fatto che sia un rip-off di 38 cose diverse è un problema non problema, ok? Anche perché in testa questa opera ha due target molto precisi. Il primo sono persone che cercano di base cose che gli sono già familiari o vogliono l'effetto nostalgia e questo tendenzialmente va a coprire quel target di persone un po' più adulte, più grandi, che non sono ovviamente alla ricerca di altro se non del voglio delle vibes che mi ricordino altre cose e non è un problema. Il secondo è che l'altro target di riferimento, nonostante questo non sia assolutamente uno young adult, ma è un new adult, tra l'altro con contenuti espliciti, sono le ragazze, perché comunque il target è nettamente femminile, le ragazze che magari non hanno letto tutte queste opere e quindi non colgono tutti, diciamo, questo elemento viene da qui, questo elemento, cioè anche perché loro sinceramente sti cazzi. E io ripeto, non è una critica questa cosa qui, perché è normale che a 14 anni non hai letto la roba che puoi aver letto a 35, poi magari non è vero, però quantomeno non hai tutti gli strumenti critici. Detto ciò, perché veramente io su questo non do un giudizio, è per questo che vi dico, anche se è il rip-off di 20 cose diverse, e anche se non c'è veramente una briciola di originalità, per me è un non problema il fatto che così, cioè nel senso, non è il problema principale. Ma andiamo veramente ad analizzarla per bene, come sempre, più o meno. Allora, so che avrei dovuto dividerle meglio, però sinceramente non avevo voglia anche perché ho scritto veramente troppo. Cioè, ho scritto praticamente una recensione che è lunga quanto Fort Wing, quindi ultimamente, cioè, era noiosa anche per me. Diciamo che mi soffermerò su scrittura, personaggi, problematiche che comunque già infilo nei personaggi, tra trama, tematiche, cose varie. Mi soffermerò sui draghi perché proprio vabbè, e forse basta, però magari no. Quindi partiamo proprio dalla scrittura, che è l'elemento da un lato più forte di Fort Wing, ma anche il più tragico. La stessa impostazione, però veramente portata all'esasperazione della scrittura della Mass, che richiede
cioè per essere apprezzata o meno, ed è il motivo per cui la gente la ama e la adora o la detesta, è proprio che richiede un patto con chi sta leggendo. Cioè, in questo caso, essendo iper mega immersivo, richiede un coinvolgimento totale da parte di chi sta leggendo, perché è quel tipo di sollecitazione continua che provengono dal personaggio, visto che noi seguiamo i suoi occhi, la sua visione, quello che sta vivendo, come se fossimo lei. Quindi ci dice cosa provare, ci dice come vedere le cose, cioè non ci dà dei dati oggettivi che poi noi possiamo interpretare. Cioè, è proprio lui è buono, che ne so, io mi sentivo così, in questo modo, continuamente su tutto, e quindi cioè, tu hai un instradamento veramente molto focalizzato. E chiaramente, dicendoti sempre cosa provare, ci sono dei momenti in cui può funzionare per alcuni lettori e alcune lettrici, per altri invece può rivelarsi invece una cosa, cioè se non funziona quella relazione tra te e la personaggia, perché come nel mio caso la ritieni una totale incapace, una totale deficiente, è veramente difficile poi riuscire a fare il salto ulteriore. Comunque, al di là del tipo di scrittura che è chiaro, un tipo di scrittura che può piacere o meno, io ad esempio la detesto, però capisco che possa essere molto invece coinvolgente per altre persone. Il problema principale proprio della scrittura è che ha uno stile tra il tragico e il disastroso. E vi dirò una cosa, nell'edizione italiana questa cosa si percepisce molto meno, perché questo è proprio un trick da traduttrice. Quando si traduce un libro, cioè, se in quell'opera c'è scritto 4 volte lo stesso aggettivo, tu, cioè nel senso nella mia testa, per vendetta, dovrai ripetere lo stesso aggettivo 4 volte. Ma visto che hai pietà di quell'opera perché vuoi che sia scorrevole, le ripetizioni sono una roba che non funziona, è sbagliata, eccetera, eccetera, allora cerchi ovviamente dei sinonimi. Quindi non si nota, per dire, anche solo in questo minimo elemento, quanto la Yarros sia incapace a scrivere, perché nell'edizione italiana è molto più fluido il testo, è veramente, c'è un piccolo editing del testo fatto tramite la traduzione, che è una cosa normale, che avviene veramente molto spesso. Comunque, seppure l'edizione italiana non possa fare il miracolo, sicuramente migliora molto l'esperienza di lettura, perché in inglese c'è un tipo di, intanto, frammentarietà delle frasi che veramente iniziano tutte nello stesso modo, hanno soggetto, verbo, predicato, cioè proprio basiche, prima elementare. E in più utilizza veramente un vocabolario ristrettissimo, perché è sempre ripetitivo. Nell'edizione italiana questa cosa si percepisce meno. Vi spezzerò un'altra lancia, non solo a favore dell'edizione italiana, ma io sono convinta che la prima volta quando ho ascoltato l'audiolibro, che è narrato da Marty Lev, io non sarei mai arrivata in fondo se non fosse stato per la bravura di Marty Lev, che in questo caso conferisce profondità alla personaggio, è molto brava, ha un'intonazione, è veramente una professionista da questo punto di vista. Quindi io devo dire complimenti a Marty, perché davvero è incredibilmente brava, e ripeto, per me è il motivo per cui io sono arrivata alla fine, perché se l'avessi dovuta leggere mi sarei veramente fiaccinata, soprattutto l'avrei abbandonato al terzo capitolo. Dopo averlo ascoltato, sono andata a riprendere un po' le varie cose proprio perché volevo farvi la recensione. Però ecco, queste sono le due cose migliori che avvengono nell'edizione italiana, che è molto comune. Da un lato il miglioramento in fase di traduzione, quando hai uno stile un po' traballante, come in questo caso. Comunque, cioè, ve lo giuro, l'edizione originale, se voi andate a leggere i pezzetti, sembrano autogenerati da una AI, oppure scritti veramente su un foglio come se fossero ancora a bozza. Cioè, in confronto, la MAS, cioè, ha delle immagini, un modo di riorganizzare le frasi che, vi fa rivalutare veramente la MAS. Quindi, ok, comunque, al di là delle mie battutine, che comunque, cioè, in questo video sarebbero abbondate, lo sappiamo già, perché comunque ne ho ancora diritto, però esattamente come per la MAS, perché si vede che questo veramente nasce sulle ceneri di Acotar, è il classico tipo di impostazione della narrazione, del racconto, che lascia talmente tanti vuoti, è una sorta di contenitore, di bolla vuota, in cui i lettori e le lettrici possono fare l'operazione aggiuntiva, cioè quella di colmare ciò che non c'è. Perché veramente qua c'è poco di tante cose, ma
c'è quello spazio in cui i lettori e le lettrici possono andare a infilare le loro cose preferite, la loro esperienza di vita. Perché, ad esempio, Violet, che è, come dire, una Mary Sue, ma dopo ci torniamo, è talmente nu il nulla che chiunque ci può mettere un po' della propria esperienza, quindi magari rivedersi nell'esperienza di Violet. Cioè, in questo caso noi siamo Violet, cioè tu lettrice, io lettrice, sono Violet. Quindi il senso di identificazione viene soprattutto esasperato proprio perché ci si può infilare delle fette di salame di sé, no? Dei pezzetti di sé, che è la base su cui poggia tutta questa narrazione. Ci si sovrappone in una maniera veramente molto, ancora più esasperata del modo che utilizza Mas. Ed è il motivo per cui poi non funziona per altre persone. Cioè, già un po', ovviamente vi deve piacere questo tipo di stile, ma se anche non vi turbasse particolarmente, se vi manca l'identificazione con Violet e la sovrapposizione con lei, questo libro, il patto con questo libro, non funziona. Se tu non ti immedesimi, questo libro è tedioso, cioè veramente difficile da finire, perché cioè, continui a non capire perché tu dovresti in qualche modo non volerla tipo strappare dalle pagine, però va bene. Essendo un libro ultra mega immersivo nella sua testa, ok? Noi passiamo il tempo a farci le seghe mentali che si fa Violet, chiaramente. Ma è più corretto forse dire avere l'ormonella con Violet e attediarci insieme a lei. Comunque, in primissima persona, perché ovviamente tu sei dentro la sua testa, alternata ad una serie di sfide, di perdite di tempo che servivano per creare sto mappone. Loppone proprio gigantesco. E soprattutto perché noi abbiamo bisogno che Violet ci dica una cosa continuamente, che ce la dica lei e ce la dica chi è attorno a lei, cioè che noi corriamo costantemente pericolo, che noi rischiamo continuamente la vita o la morte. Perché se non ce lo dicessero, cioè noi ci rendiamo perfettamente conto che Violet non corre alcun pericolo, ma cioè non, lo sappiamo fin troppo bene che non ci può essere per lei un destino diverso. E quindi il libro tendenzialmente fa quella cosa che divide in due un pochino chi lo legge. Da un lato, se tu accetti il patto o ti identifichi, ti immedesimi, ti sovrapponi a Violet per alcuni aspetti, allora vivi questa immersione veramente profondamente. Dall'altro lato, se non accetti questo patto perché in qualche modo c'è qualcosa che ti turba, ti disturba, oppure tu non riesci a provare la stessa cosa di fronte alla stessa scena perché ti rendi conto di tutte le altre cose che non tornano, a quel punto ti manca l'appagamento personale. E quindi, se da un lato lo provi perché provi le stesse sensazioni, questo libro va avanti, dall'altro, se invece questa cosa non si ingrana, fondamentalmente, dopo, ve lo giuro, dopo l'ottavo capitolo, cioè tu vorresti solo lancinarti. Vabbè, ma ho detto che non facevo troppa ironia, ma già, chi se ne frega, andiamo in vacca. Cioè, per dire, anche i colpi di scena che sono così telefonati, perché cioè, è tutto talmente prevedibile che nemmeno la trama a un certo punto ti interessa più, perché alla fine è un pretesto la trama, è totalmente un pretesto. Per non parlare dei dialoghi, cioè i dialoghi di questo libro, ci sono delle forzature così poco spontanee che come fanno a risultare credibili? Cioè io veramente leggevo le frasi e pensavo che a un certo punto pescando delle parole a caso e mettendole in una frase poteva essere il modo in cui si erano generati. Non credo sia andata così comunque. I discorsi sono per lo più incentrati, cioè quando si dialoga tra personaggi, a meno che non siano Violet e Xaden, che lì c'è tutto un altro discorso, però i dialoghi sono incentrati principalmente sul sostegno a Violet. Quello è il pretesto che scatena ogni discussione. Sostegno, scontro tra chi ti sostiene o no, quanto si rischia la vita, però Violet, tu yeah, ce la farai sempre. Perché se no non ci sono dei pretesti per avere dei rapporti tra i personaggi, quindi ti servono questi contesti qui. Comunque se si togliessero metà dei dialoghi da questo libro, probabilmente si toglierebbe la metà del cringe che spunta fuori, però va bene. Poi la cosa che a me turbava è che non si cambia mai registro davanti ad ogni situazione, cioè
Siamo in un setting militare. Questo richiede ovviamente un certo tipo di rapporto, soprattutto tra allievi che vengono trattati a merda e superiori e tutti i gradi. Cioè, si parla come se fossero tutti dei commenti di TikTok. Chissà come mai. Oppure come se fossero generati da un adulto che si finge sedicenne e che, insomma, no, no bene. Cioè, i dialoghi sono veramente ridicoli. Sono una delle cose più cringe mai lette. Ma non solo quelli dove si spinge sull'ormonella, perché anche qua è una parte molto presente, ovviamente, ma cioè, voglio dire, cioè abbiamo tutta l'ormonella, non è un problema quello lì, figuriamoci. Ma è proprio che il tipo di dialogo che si instaura è artificioso, è veramente poco spontaneo. E questo a maggior ragione in un'opera dove tu sei immersa nella personaggio e stai parlando. Già tu non sei brillante, ok? Stai parlando con gente che sembrano dei cartonati a cui dovevano far dire certe cose in quell'ordine perché se no non smuoveva alcuni sensi. Ed è veramente cringissimo, ma a dei livelli cioè, inarrivabili. Allora, poi, vabbè, io probabilmente sono l'unica che si è fissata sul world building della Yarros, cioè inutilmente tra l'altro, però questo è un tipo di racconto dove per la storia che ci viene presentata, visto anche proprio perché è un rip-off di 28 cose diverse, ok, il world building è centrale in questa storia e vi spiego perché. Ci sono una guerra da combattere, una società praticamente che ruota attorno alla costruzione di un esercito per contrastare appunto i nemici in questa guerra e questa è una necessità vitale di tutti, quindi è veramente un elemento fondante della società di Navarra e quindi c'è cioè, che quindi non so come dire, sia in grado di cavalcare i draghi, sconfiggere i nemici, eccetera, eccetera. Cioè, io capisco che questi siano tutti pretesti perché noi volevamo l'ormonella, ripeto, ce l'abbiamo avuto tutti e non è un problema quello, ma ci abbiamo messi i draghi, cioè, ma veramente ci abbiamo messi i draghi e il resto per perdere tempo. Anche perché Yarros finisce per spiegare tutti questi elementi in un modo così sporadico, accennato, mai poi definito, mai che abbia delle regole, anzi, tendenzialmente, cioè, è tutto veramente lasciato offuscato. Poi è vero, questo è il primo libro di sette, ma almeno delle cose fondanti base in questo era giusto, secondo me, metterlo proprio perché gli elementi scatenanti della paura totale del rischio costante di morire, del fatto che sia importantissimo finire in questo esercito, oppure lei che non ne vuole mezza, ma vuole finire negli scriba. Cioè, ci sono degli elementi che per il world building sono il patto iniziale tra chi legge e chi no. Quando tutto questo è totalmente arraffazzonato, poi allora c'è qualcosa che stride. Cioè, anche perché poi, per dire un esempio, la gerarchia degli squadroni è tutto un po' confuso, cioè i rapporti tra le varie cose ogni volta, così, ogni volta cambiano, perché? Cioè, la nostra protagonista non fa altro che dirci, c'è questa regola e poi, cioè, un minuto dopo, contravvenirla. Mi sembra che tutte queste, diciamo, paletti, queste basi siano veramente solo abbozzate perché tanto ci serviva qualcosa da dire, no? Da farle dire, da farle fare in modo da farci vedere come lei non ha paura di queste cose. Comunque, se la nostra protagonista può skippare i tre quarti delle regole che a quanto pare accenna esistano in questo mondo, in questo libro, allora io potevo skipparmi i tre quarti del libro, però va bene. Se lo può fare Violet, va bene, io non lo posso fare perché sono qua a fare questa recensione. Cioè, anche solo, cioè, la base, il patto iniziale di base è proprio che c'è questo esercito che bisogna crearlo, eccetera, perché al confine c'è una guerra, no? Una guerra contro nemici, no? Che sembra proprio, ci sono i nemici. Scusate, torno seria. È appositamente fumosa questa cosa, anche se è la base di nuovo su cui si fonda questa società, l'apparato militare che serve a tenere i confini, è la base su cui si fonda tutto, perché sennò non ci sarebbe l'Accademia Militare, non ci sarebbero i draghi, non ci sarebbero tutte le altre pippe che ci vengono profilate per tutto questo cazzo di libro. Perché poi è vero che da un lato c'è tutta questa cosa un po' fumosa, non ben comprensibile, che poi è l'espediente per metterci in realtà la vera trama di fondo, che è questa sorta di enemies to lovers, ma forse rivals to lovers, ma forse manco quello, forse non so, è Salumiere, la sciura davanti che dice altro, altro. Allora, questa è una cosa.
La smetto, la devo smettere, non ci riesco perché mi vengono in mente solo cose cringe. Comunque, in pratica, noi in questa cosa assistiamo a Xaden, che è chiaramente il discendente dei rivoltosi che si sono ribellati e che suo babbo è stato ucciso dalla madre di Cosina, no? Di Violet, ok, non mi veniva il nome. Insomma, Xaden è il cosino che è discendente di questo popolo rivoltoso che è stato punito finendo nell'esercito insieme a tutti i suoi compagni. Visto che questa è la premessa che ci viene presentata e visto che alla fine le motivazioni, la repressione che viene agita, insomma, chiunque abbia un minimo, non è che devi avere delle grandissime conoscenze di teoria politica, eccetera, eccetera, però veramente è talmente basico che tu sai già cosa succede alla fine. Perché è ovvio, perché ci sono degli elementi che ti vengono talmente tanto buttati lì in faccia, siamo figli dei ribelli, ribelli che sono ingiusti, che si siano rivoltati perché non abbiamo fatto niente, chiedevamo questo, ci hanno ammazzati tutti, ci hanno obbligato a stare qua dentro. Come potrà mai andare a finire questo libro dopo che ci avete detto solo per tutto il libro questa cosa qua? Vabbè, ok. Insomma, forse si scoprirà che i buoni forse non sono buoni, i cattivi non sono cattivi davvero, cioè nel senso... È talmente telefonato tutto che tanto valeva. No, ma non voglio neanche andare lì. Comunque, quando dico telefonato, sono proprio questi elementi, cioè anche quelli di rottura in cui c'è il personaggio che dovrebbe agire in questo modo, che è talmente tutto detto 20 volte che tu alla fine dici, ok, quindi va a finire così, per forza. E alla fine avevi ragione, sempre. Quegli indizietti così vaghi, no? Però vaghi ma ripetitivi, e poi dopo c'è un pezzettino in più, e poi dopo però tu vieni, cioè, continui a dire, boh, però non c'è un elemento che mi fa dire, ma ok, quindi, cioè, qual è la svolta, qual è la, cioè, ma io, ma io perché? Cioè, insomma, sono dei sospetti anche questi qua, di plot twist. Così chiamati e telefonati, così proprio che ti vengono ripetuti così tanto dentro il libro, che tu alla fine arrivi e dici, ah, quindi mi dovevo stupire qui. No, invece no. No, perché hai ragione che non ti stupisci, cioè, tranquilla. Cioè, il metodo espositivo principale dell'autrice poi è quello proprio di mettere in bocca a delle persone con dei dialoghi super mega artificiosi tutte le informazioni che ci deve dare, che sembrano del tutto forzate, cioè, e soprattutto sono innaturali, perché le persone tra di loro non parlano in questo modo, cioè nessuno parla così, soprattutto nessuno condivide informazioni del genere in questo modo tra persone, soprattutto ancora perché io dovrei condividere delle informazioni molto intime e personali con persone che dovrebbero starmi sulle palle. Comunque anche un appello a tutti i traduttori italiani, perché ne abbiamo parlato bene fino a qua della traduzione, ed è vero, cioè la traduzione fa mezzo miracolo, ovviamente non riscrive il libro, però fa un grande lavoro. Comunque vi prego, appello a chiunque traduca in Italia, fottutamente, ok, si usa solo nei cazzo di dialoghi, di doppiaggio italiano, non esiste, nessuna persona in Italia dice fottutamente, ok? Qua è fottutamente ripetuto così tanto fottutamente che a un certo punto tu ti senti veramente come se volessi fottutamente spararti in bocca. Cioè, già questo libro è tedioso, anzi, fottutamente tedioso, quindi vi prego, non si traduce mai fuck confottutamente, cioè non esiste, nessuno in Italia lo dice, basta, ho finito la parentesi di io che sclero su come si traducono le parolacce in Italia, però ragazzi, cioè dice fottutamente così tanto, vabbè basta, perché è arrivato il momento di parlare della mia preferita, cioè in realtà dei personaggi, partiamo dai personaggi, ma soprattutto partendo da Violet. Allora, Violet è quella che speravamo un po' di aver abbandonato, ma in realtà no, perché adesso si è un po' trasformata. Ora è la Mary Sue, perché Violet è una Mary Sue, è diventata esattamente a metà tra la Mary Sue e lo Strong Female Character. E io non credevo che questa cosa fosse possibile, però lo vedo talmente succedere così tanto che ormai ho fatto pace con questa cosa qua. Siamo pieni di Mary Female Strong Sue Character. Vabbè, raga, che delirio. Si vede che non giro video da un po'. Violet è un grande vuoto che cammina, perché non riesco a descriverla in nessun altro modo, ma perfettamente integrabile con tutte le vostre esperienze di vita.
E soprattutto con tutto quello che vogliamo vedere, perché alla fine è quella la funzione di Violet, cioè è un contenitore che va riempito con quello che ci pare. Appunto, proprio perché ogni lettrice può trovare un po' della propria esperienza, può sentirsi a volte come si è sentita lei, però puoi metterci del proprio, puoi dopo fare quello che le pare, cioè insomma un po' a spizzichi e bocconi, si può infilare a pie pari dentro Violet. Ovviamente questo però per un po', perché secondo me dopo un po' il gioco diventa molto noioso. Tedioso dei livelli, anche perché c'è cioè, neanche Violet. Vabbè, poi arriviamo a lei perché adesso nel dettaglio. Comunque vi elenco un po' di cose che di lei detesto perché secondo me non funzionano. Vabbè, è ovviamente ha i capelli castani con le punte argentate. Vabbè, quelle robe tipo un po' random, descrizione appunto da fantasy. È bassina e minuta. Viene descritta tipo pale skin, pale hair, pale eyes. Ok, ha pure gli occhi pallidi. E, insomma, non la struttura che vi immaginate a guidare il più grande drago della storia, ok? Cioè, no, beh, io sono 1,5 metri, ma a quanto pare se io non arrivo ad una macchina che non sia una scatoletta, cioè non mi ci vedo a volare su un drago. Cioè, non che questo sia impossibile, però lei non è proprio la più brillante della cucciolata, eh? Quindi. Insomma, viene descritta come fragile, non debole, con questa frase, cioè tipo, yeah, perché io sono fragile, non debole. È una persona anche astuta, secondo chi ha scritto questo libro, non secondo me. Cioè, viene ripetuto così fino all'esasperazione da chiunque, che alla fine tu dici, vabbè, è astuta, vabbè, è perspicace, vabbè, è geniale, perché ti arrendi, perché sennò stai combattendo contro il vuoto. Viene ripetuto così tanto che è un genio, mentre fa delle cose banalissime, delle scelte scellerate, tra l'altro veramente stupide, ma soprattutto cioè, ha delle intuizioni così basiche e tutte tipo, cioè veramente immaginatevi di avere René Ferretti sulla vostra spalla che dice genio! Genio! E così via, continuamente tutti le dicono che è un genio, tutti le dicono che ciò che fa è brillante, tutti le dicono che è troppo intelligente e tu leggi la frase, oggettivamente ciò che lei ha fatto ed è tra il mediocre e un po' basico, cioè sì, non è una cosa sempre stupida, però non è che tutti ci diamo una gran pacca sulla spalla se fai una cosa non stupida, almeno io no, forse sbaglio, ho sbagliato tutto. Insomma, Violet che è oggettivamente il nulla, cioè veramente una cosa super basica, però a quanto pare è piena di qualità, è l'eletta ed è la prescelta dei draghi, cioè figurati, è pure umile poi, perché lei, cioè comunque non si sente così brava, perché glielo devono dire tutti gli altri, però cioè, ve lo giuro, Violet è un'inetta, cioè è veramente un vabbè, non esageriamo, avete capito. Poi lei ovviamente è così intelligente, così superiore a tutti, cioè più intelligente di chiunque altro, più brava, più empatica, più piena di tutto, no? Più coraggiosa, più boh, quello che vi pare, che addirittura non ha un drago, ma ne ha due, perché figurati, cioè due draghi si legano a lei. E ovviamente sono entrambi i due draghi più rari che esistano, perché è fottutamente geniale anche questo aspetto. Lei è fottutamente geniale. D'altronde siamo noi che non l'abbiamo capita, sicuramente. Cioè, Violet è veramente basica e ha un intuito basico, cioè le cose che lei dice vengono continuamente paragonate alla genialità, quando in realtà sono delle intuizioni, sì, cioè delle intuizioni, ma come ne abbiamo tutti i giorni, cioè io so che, non lo so, è in inverno, devo fare la pulizia della caldaia. Nessuno mi dice genio, almeno mio marito no. Nemmeno i miei gatti, uffi. Non mi ha apprezzato abbastanza. Vabbè. Ogni veramente sua minima intuizione, sua minima scelta viene lodata, amplificata in ogni suo gesto da tutti. Perché quando Violet, cioè va detto questo, Violet, cioè l'espediente che usa Yarros per insomma, costruire questo involucro, questa bolla di protettiva attorno a Violet, non è tanto che è lei che si dice yeah, quanto sono stata figa, perché lei in realtà tende un po' a sminuirsi, tende un po' a traballare, ma tutti arriva qualcuno attorno a lei che le dice: no, tranquilla, sei troppo brava, che genio! E soprattutto, no, ma wow, questa cosa è incredibile! Pure i
draghi la premiano, cioè pure i draghi a un certo punto, cioè cosa che non avveniva da secoli. E non si lega un drago, se ne lega due, e in realtà Violet è veramente un po' una medio woman, che non c'è nulla di male, cioè non è che tutte ci sentiamo brillanti o siamo brillanti, siamo medio woman, la maggior parte di noi lo è, io mi ci metto assolutamente, anche se sono fottutamente geniale. No, non è vero, sto facendo l'asina qua, scusami Violet, non volevo toglierti lo spotlight. Comunque, in pratica, tutti la premiano, cioè tutti le dicono quanto cazzo è brava, cioè invece in realtà è semplicemente una ragazza normale, che non è particolarmente brillante, non è particolarmente brava, non è particolarmente nulla. Insomma, quindi tu ti senti questo fortissimo senso di immedesimazione anche per questo, cioè se tu credi al fatto che lei sia geniale, sia astuta, allora tu ti ci metti anche un po' dentro quei panni lì, che non è una roba che io critico, cioè per l'amor del cielo tutti ogni tanto ci vogliamo sentire anche un po' special, cioè... Però, non lo so, cioè, se manca quell'elemento lì, cioè, se tu non credi alla genialità di Violet, perché ti sembra banale ciò che compie, avete capito. Comunque, cioè, ci sono anche diversi aspetti che io trovo totalmente surreali, ma totalmente surreali perché mancano di ogni costruzione. Tipo, lei si incazza da morire perché lei voleva rimanere negli scribi, dice 2000 volte che lei è innamorata di questo ruolo, che le piace, che qui, che là, che su e giù per Trafra, non litigate? Pipì? Ok. Cioè, insomma, lei... nel bene o nel male, stava bene negli scriva. Poi, praticamente, vuole passare la sua vita sui libri. Chi di noi non vorrebbe farlo? Ed è anche in questo che noi ci medesimiamo in Violet, capito? Se sei una lettrice, tu vuoi fare quello. Vabbè, comunque, entra in accademia e decide che vuole essere un cavaliere dei draghi. Cioè, lei vuole cavalcare i draghi. Perché? Perché ha fatto fatica. E quindi arrendersi allora sarebbe una cosa sbagliata, però c'è, cioè, questo, il fatto di essere una scriba era il sogno della sua vita, cioè il fatto di passare lì, e nel giro di 2 mesi lei cambia vita, che chiariamo, io la tigna la capisco, perché io sto in piedi per puro dar fastidio, però ve lo giuro che in quel caso, se tu hai veramente un desiderio così forte e poi ti infilano qua, dove tu fondamentalmente non è che, cioè sei proprio la più carica, cioè sei lì e resisti, perché sai che se non resisti crepi, cioè non c'è un'opzione B. Poi arriviamo anche su questi aspetti che, vabbè, per aria. Però come puoi abbandonare, cioè non hai delle motivazioni veramente pratiche oltre al sono arrivate fino qua, quindi vado avanti, per dire, per giustificare il fatto che tu, beh, cioè reggi questa cosa qua. Non lo so, io l'ho trovato veramente un po', cioè per dirvi uno dei tanti esempi di quel po' di minimo di personalità che lei ha, poi viene sempre confutata senza delle reali motivazioni. Comunque le prove diventano sempre più estreme, no? Andando avanti nel libro, perché chiaramente deve crescere anche il senso che ci mostra quanto Violet poi alla fine abbia questa crescita, ma in realtà lei non ha alcuna crescita, perché le prime sfide lei praticamente le salta con un trucco, che questo dovrebbe essere la cosa geniale, cioè è una cosa un po' basica, è un espediente un po' basico. Dopo queste prove sono diventate così estreme e lei le supera e tu dici, ma perché? Cioè, che cosa mi ha dimostrato fino qua? Come può essere capace di fare questa cosa qua? Eh no, lei è Violet, lei fa cose, e parla con gente, e insomma, vabbè, è un miracolo, è un miracolo. Comunque lei è umile e quindi le supera con un po' di fatica, così noi possiamo applaudirla, possiamo dire no, Violet, sei veramente... yeah. C'è addirittura tipo un momento in cui lei compie quello che potremmo dire un atto un po' deplorevole, ecco, senza magari entrare troppo. E questa scena è qui, chiaramente lì, solo per farci dire, lei non è come le altre, no? Vedi che lei è disposta a tutto e quindi è entrata in questa modalità qui. Cioè, e poi viene continuamente rassicurata di essere brava, di essere buona, cioè ci sono questi due cose che, boh, non lo so. Mentre lei stessa dubita spesso di sé, no? C'è qualcuno che la rassicura, che in queste cose, no? No, ma tu hai fatto bene a fare questa... Vabbè. Cioè, lei rischia di crepare ogni passo che fa, no? Almeno così ci dice. Ma poi agisce veramente come se questo non gliene fregasse niente, ma non perché
una persona spregiudicata, anzi, è una che si mette un sacco di paranoia, appunto. Cioè, lei veramente dice di essere astuta, ma nel momento in cui lei dovrebbe essere astuta, cioè con il suo atteggiamento, con il modo in cui si interfaccia alle altre persone, con, che ne so, avere un profilo basso. No, lei proprio frega niente, quindi anche in questo, come fa a essere considerata astuta una che gioca tutto sul rischio? Cioè, veramente stupido. È qua che lei dovrebbe dimostrare intelligenza, intelligenza relazionale in una condizione che probabilmente la fa rischiare grosso. Cioè, per dire, lei discute sfacciatamente con alcuni capi militari, con insomma chi l'allena, eccetera, eccetera, con i superiori, insomma, e questo non ha praticamente mai delle conseguenze. Cioè, ed è questo quando io dicevo prima che noi sappiamo che Violet non rischia mai, è perché anche qui, dove effettivamente dici, minchia, però sei andata lì a parlare con sta Cristina, qualcuno te la farà abbassare? No, niente, cioè anzi, c'è sempre qualcuno a difenderlo, qualcuno a prendere le sue parti, qualcuno che così. E questo dimostra che invece che essere un genio è proprio una scema. Ma perché è lì che tu dimostri intelligenza se tu sei veramente astuta? Sai che hai degli svantaggi, perché dopo arriviamo al grande tema, sai che hai dei grossi svantaggi lato fisico. Quindi tu giochi d'astuzia, ma soprattutto tieni un profilo che non ti fa mettere nei guai. Invece lei no, cioè entra lì e fa la sbruffa. Ma che cazzo sei? Cioè, se fosse per il suo spirito di autoconservazione, lei doveva crepare a pagina 1, invece c'è sempre qualcuno che la salva. E a quanto pare supera pure il finale. Questa è una tragedia, questa è veramente una tragedia. Vabbè, comunque, a quanto pare, stavo dimenticando anche un altro passaggio importante, no? In questa accademia, Violet ha il suo migliore amico, che è veramente l'amicizia peggiore mai letta. Ma poi dopo, ovviamente, ci serviva un espediente che contrastasse chiaramente l'atteggiamento che hanno tutti gli altri. Quindi lei ha questo migliore amico che è iper mega protettivo dei livelli veramente super mega estremizzati e che fa da contraltare un po' tutti quelli che passano tutto il libro a dirle: no, ma Violet, sei un genio, sei bravissima, sei qui. Arriva sto qua e dice: guarda, che sei una po', cioè io non mi fido, insomma, può succederti di tutto, stai attenta, ci penso io, torna a fare la scriba. E ovviamente questa cosa è lì, non perché effettivamente. Cioè, ha dei comportamenti mega abusivi, Dane, quindi fa schifo come personaggio per tanti altri versi, però oggettivamente è l'unico che, come dire, cioè, sta dicendo cose anche plausibili, però non si può dire questa cosa ad alta voce. Comunque, tutti i cheerleader, l'unico che non è cheerleader è lì proprio per fare da contraltare a questa dinamica, no? Perché ti serve uno che le dice: no, sei brutta e cattiva, stai attenta, sei una pippa, e tutti gli altri. Sono tornate le ambulanze, raga. Comunque, ci mancava anche nel video di oggi, ovviamente. Comunque, insomma, quando hai tutti i cheerleader, ci metti Dane da fare da contraltare, ovviamente il peggior miglior amico mai scritto, che è veramente lì come involucro per dirti: guarda che c'è qualcuno che ti contrasta, ma arriviamo noi a rassicurarti, perché questa è la dinamica interna dei personaggi. Cioè, davvero, questo contraltare, dopo poi parliamo di lui meglio nel dettaglio, però lui è lì per sottovalutarla, che poi non è che la stia proprio sottovalutando, anzi, però così tutti gli altri possono appunto fare scudo attorno a lei e quindi esaltarla e quindi farti vedere come Violet è super brava. Poi altra cosa, ovviamente il potere di Violet, che poi non è un potere, ovviamente, figurate se era uno, sono due. Uno dei due, quello che può mostrare, vabbè, anche qua, cioè super cazzole su super cazzole, comunque vabbè, stenta a manifestarsi. Ovviamente questo è un segno che ti mette abbastanza ansia dentro questa accademia, almeno. Poi cioè, c'è un sacco di gente che non ha il potere manifestato, però vabbè, comunque, cioè, cazzà, tanto non serve a niente questa roba, cioè è l'ennesimo espediente inutile. Chiaramente questo potere che a un certo punto si manifesta ce l'ha solo lei. Beh, chiaro, scusatemi, volevamo che lei avesse un poteruccio, cioè di quelli un po' così, no, ne ha due, uno che cioè tipo è incredibile e l'altro che nessuno ha da migliaia e migliaia di anni, ma figuriamoci, cioè se ci fosse un po' di giustizia nell'universo, ok, e questa non è giustizia, cioè lei al massimo si beccava delle badilate in testa, invece no, cioè pure
no, c'ha due draghi, due poteri, tutti rari, vabbè, basta. Cioè, da questi elementi che si vede che è tutto poco credibile anche proprio nella costruzione di un personaggio come Violet. Perché le sue motivazioni, il suo modo di agire e di fare è veramente inconsistente, ma non perché è una ragazza normale con capacità limitate, perché se la Yarros avesse agito su questo, ci avesse fatto vedere no la super mega supreme, ma una poraccia, beh sì, io l'avrei apprezzato molto di più, proprio perché invece sfidare i propri limiti significa riuscire a fare delle cose molto normali anche, o comunque trovare gli espedienti per fare delle cose molto normali quando non ne hai magari la possibilità, non ne hai le capacità. Invece Violet è proprio come noi, che siamo ovviamente tutte ragazze privilegiatissime con, non so, i genitori nell'elite militare di, vabbè, tutte super raccomandate ai vertici della società, e vabbè, ma non è, che pur avendo nessuna qualità significativa fanno tutte queste cose, cioè, vabbè, va bene. E poi, allora, adesso arriva un punto molto serio, perché fino ad ora ho veramente scherzato, però ora c'è un punto molto serio in cui ci tengo a fare un discorso abbastanza complesso, perché è una cosa che a me preme, ok? Visto che sulla disabilità e la sua rappresentazione ci sono moltissime problematiche dentro questo libro, e vorrei fare un discorso chiaro anche perché, cioè, non voglio che ci siano fraintendimenti, quindi qua eviterò totalmente quasi le battute. Secondo me, qui Yarros fa un pessimo lavoro, un pessimo lavoro. So che Yarros è lei stessa disabile, ha una malattia cronica, però io credo che il modo in cui lei l'abbia rappresentata qui sia problematico. Allora, Violet è costretta a affrontare diverse prove fisiche, combattimenti corpo a corpo, da dover sopravvivere ogni singolo giorno e giustamente anche a cavalcare dei draghi. Un drago, cioè un drago, non dei draghi, un drago che è enorme, no? E lei che è piccolina fa molta faticare, non riesce a stare sopra il drago, per dire. Comunque, lei deve in teoria sopravvivere ad ogni singolo giorno di addestramento, che la mette davanti a una sfida più dura di quella precedente, no? Perché è un'accademia che è basata sulla violenza e sullo sterminare chiunque ci entri dopo. Torniamo anche su questo tema. Comunque, lei ovviamente la scampa sempre, trova sempre qualche escamotage per non affrontare molte sfide, soprattutto all'inizio. Trova un escamotage che è quello di avvelenare le persone che dovrebbe sfidare, soprattutto nella lotta fisica. Escamotage che, tra l'altro, cioè solo in un'accademia di veramente improvvisati come questa, poteva funzionare, perché in qualsiasi, anche all'Accademia delle Caramelle qua sotto potevano assolutamente sgamare questo trick genio, anche per questo ovviamente lei è un genio. Comunque lei tutto ciò che affronta lo fa sempre senza troppe conseguenze. Poi ci viene detto che lei ha una disabilità, no? Che è questo anche un motivo per cui lei è spaventata a entrare qui. Io credo che sia una sorta di Ehlers-Danlos Syndrome, non so, qualcosa sui tessuti connettivi o artrite reumatoide. Comunque, il fatto che non venga definita per me è la cosa migliore, ve lo dico sinceramente. Io non sono fan delle etichette, ovvio, in campo medico, nella vita reale è tutto un altro quale, però soprattutto chi ha delle malattie croniche, quando è più facile spiegare ciò che provi e ciò che hai che dire ho questa malattia, perché poi la malattia si porta dietro tutta una serie di concetti. Comunque, a parte questa cosa qui, io amo il fatto che non sia esplicitato per un motivo, perché se noi ci troviamo in un'altra realtà che ha dei codici totalmente diversi, non ha senso dare un nome alla malattia che è quello che daremmo noi, no? Cioè, avrebbero adottato un altro nome. Comunque, insomma, non ho ben capito. Credo anche che Yarros abbia la stessa malattia di Violet, ma credo che qui Yarros, e non lo dico con leggerezza, non abbia fatto un ottimo lavoro di rappresentazione, tutt'altro, e vi spiego perché. La cosa che a me ha veramente tanto infastidito è che la disabilità di Violet è veramente intermittenza, la puoi accendere o spegnere quando ti pare a te. Cioè,
Lei all'inizio, durante le prove, subisce molti infortuni perché si lussa spesso delle ossa, le escono, insomma, tutta una serie di problematiche, si rompe tantissime costole, eccetera, eccetera. Però il modo in cui Violet utilizza o sfrutta la propria disabilità, e qua veramente ci tengo al fatto che non voglio che ci siano fraintendimenti perché non è la mia visione della cosa, però è veramente un modo per cui lei può essere compatita dagli altri. Cioè, lei è disabile fin tanto che regge il tema del poverina, no? Quello in cui tutti, tra l'altro, fanno questa cosa che a qualunque persona disabile da un fastidio esagerato, che è una reazione purtroppo di una società abilista, cioè quella di considerarti sempre poverina perché c'hai le tue cose, invece che magari supportarti, ma supportarti in una maniera che è funzionale ed efficace, non povera, come ti compatisco. Ecco, questa cosa secondo me è molto ambigua dentro questo libro e non si capisce mai se è Violet che punta moltissimo a sfruttare questa cosa, fino a tanto che non le serve più, perché questo è uno degli elementi di costruzione del tutti che dicono wow, cioè sputi per terra, sembra che tu abbia creato il Nilo, no? Cioè è un po' sempre quello. E rientriamo nelle problematiche di prima. E ripeto, non voglio fare cioè non sto giudicando il fatto che lei viva male, magari l'essere giudicata poverina, perché lo capisco bene, però il modo in cui lo sfrutta Yarros è al limite del problematico. Dopodiché il suo rientra in tutta una serie di dinamiche che ti fanno veramente quasi credere che se vuoi, puoi. Ed è questo il motivo per cui io mi arrabbio, un po' come il capitalismo magico, no? Anche la disabilità di Violet scompare all'occorrenza. Cioè, fin tanto che assolve a determinate funzioni, c'è fin tanto che lei deve trovare in realtà degli escamotage che secondo me a un certo punto Yarros li aveva finiti, perché sennò non si può spiegare questa cosa, e fatica poi a rientrare nella gestione di una condizione che è perenne, no? Quindi lei a un certo punto, dopo che abbiamo superato la fase del veleno, no? Quella dove lei evitava tutti i vari scontri a corpo, dopo magicamente, cioè, ok, senza alcun adattamento, senza alcuna preparazione, perché lei oggettivamente si potrà anche allenare, ma è una pippa, nonostante l'alleni ovviamente Xaden e l'alleni altra gente, però lei è una pippa, ok? Perché è ovvio che il suo punto di forza non è la lotta fisica, perché cioè io sono 40 kg, come cazzo mi metto contro un armadio? Cioè non è possibile fisicamente, cioè un armadio mi fa così, io volo per centinaia di metri, è normale, ok? Comunque, e tu devi tenere conto di chi sei e come sei strutturata fisicamente, non è questo il limite, è solo che tu devi trovare dei modi per aggirare oppure trovare delle altre abilità da mettere in campo. Secondo me, questo Violet lo abbandona subito dopo che viene scoperto il suo trucco del veleno. Comunque, guarisce poi a una velocità che non so, è la più veloce a guarire di tutta l'umanità. E quando quelle cose che sono i suoi escamotage non funzionano più, automaticamente i limiti, che sono limiti, ripeto, non perché io li considero limiti, ma perché è la società che considera questo un limite, e in quella situazione sono dei limiti oggettivi, è chiaro che lei poi cosa fa? Li balza, quindi a quel punto non esistono più, perché non ci fanno più gioco, o comunque sono degli elementi molto 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 marginali. Cioè, quando lei supera le prove è sempre perché ha un gran culo, e questo va detto, cioè va assolutamente, non so, è veramente una persona molto fortunata perché viene aiutata, perché qualcuno ha sempre pietà di lei e la aiuta, e perché in qualche modo l'escamotage proviene dall'esterno. Non so, allora io sono molto dubbiosa sull'efficacia di questa rappresentazione della disabilità. Non credo di avere una posizione maggioritaria, da quello che un po' ho letto, la gente molto esaltata da questa rappresentazione, io credo sia abbastanza problematica perché funziona a corrente alterna. Quindi a me, sinceramente, questa cosa non ha convinto per niente. Ripeto, questo on and off a seconda della propria necessità del momento narrativo non mi ha particolarmente preso, nonostante ovviamente c'è
avrebbe potuto molto lavorare sulla costruzione anche di Violet in rapporto con la sua disabilità per dare almeno un minimo di spessore a questa personaggia, ma lo spessore di Violet sappiamo che non esiste, almeno io lo so che non esiste perché l'ho letto. E poi, cioè, chiaramente tramite lei noi dovevamo vivere questa sorta di super momento empowering, power trip femminista, cioè proprio totale, perché supera ogni logica, supera ogni ostacolo, supera ogni prova e supera ogni barriera che lei si costruisce mentalmente, perché invece ci sono tutti gli altri ad esaltarla, no? Cioè, finalmente abbiamo un'eroina che fa un percorso. E da eroe, tra l'altro, praticamente, e quindi tramite lei viviamo una sorta di rivincita anche noi, no? Quindi ci sentiamo super fighe, super forti. Comunque, supera ogni logica, soprattutto quelle grammaticali, a quanto pare, di costruzione del testo, ogni barriera architettonica di senso compiuto qua viene veramente asfaltata. Comunque, allora, è chiaro che Violet assolve a queste funzioni. Comunque, credo di averla analizzata più io che la Yarros in questo video, devo dire, nell'intero libro, quindi forse passiamo ad altri disastri perché mi sono anche veramente già annoiata a parlare di Violet, che vabbè, ma non è che passiamo a delle robe migliori, eh. Allora, infatti andiamo a parlare di Rissa, no, volevo dire Xaden, cioè Xaden, Dorian, Darkling, potete chiamarlo come vi pare, tanto è la stessa cosa. Cioè, è il buonissimo della situazione, chiaramente. Lui ha questo potere delle ombre. Vabbè, raga. Vabbè, è il Darkling, un po' Dorian, ma anche Rhysand, cioè vi ripeto, questa cosa qua è buonissimo, è tatuato, è un super mega guerriero, super mega mega megaissimo. Cioè, Violet, giuro che dice continuamente, continuamente quanto lui sia buono, anzi lo descrive tipo è l'uomo più magnifico che io abbia mai visto e lo dice così tanto. Io a un certo punto volevo anche contarle le volte in cui lei dice che è buono, poi è veramente troppo noioso, quindi non avevo voglia di farlo, però veramente credo lo dico ogni 3 pagine, se no credo che Violet non avrebbe avuto abbastanza profondità e spessore. Vabbè, comunque, passa metà libro Violet a fare commenti sull'aspetto di Xaden, cioè lo oggettifica continuamente, lo riempie di proprie fantasie, proprio perché noi siamo nella testa di Violet, quindi tendenzialmente ragioniamo come Violet, che io non voglio fare paragoni che non mi appartengono del tipo il gioco, se ci fosse il reverse POV, cioè se fosse lui a fare gli stessi commenti su di lei saremmo arrabbiatissime, per l'amor del cielo. Ma, cioè, sappiamo che questo è un contentino per il pubblico femminile che per una volta può crogiolarsi nei commenti sull'aspetto fisico di un personaggio, cioè oggettificarlo, dargli del bonazzo continuamente, ma ve lo giuro, cioè, c'è una grandissima ormonella che, ripeto, non è un problema perché, cioè, l'ormonella ce l'abbiamo avute tutte. Però devo dire, qua è veramente anche in dei momenti, cioè a un certo punto c'è tipo una scena dove si stanno prendendo a botte di continuo in uno scontro e c'è Xaden che combatte, ovviamente Violet e l'amica sono lì che manca solo il secchiello per raccogliere la bava, fanno dei commenti veramente allucinanti e in questo libro in generale c'è una sessualizzazione, un'oggettificazione veramente molto presente in tanti personaggi, tante situazioni, soprattutto quelle dove forse non era proprio il casissimo di mettercela, però guarda, è l'Accademia dell'Ormonella, quella che va benissimo, ripeto, io non sto giudicando l'Ormonella. Diciamo che secondo me c'erano un po' altre priorità. Poi ci sono tutte delle regole, tra l'altro, su chi può vedere chi può avere storie con chi, che vengono continuamente contravvenute. Ma tanto la regola di questo libro è tradire ogni regola che c'è. Tornata pipì all'ormonella. Vabbè, comunque torniamo a Xaden. Allora, è il figlio del leader della ribellione, ucciso proprio dalla madre di Violet. Quindi lei, chissà per quale motivo, pensa che, cioè, chissà cosa potrebbe mai voler dire questa roba. Comunque, vabbè, il nostro Beniamino pronuncia solo frasi di pessimo gusto, cioè lui dice veramente delle frasi che innalzano il livello di cringe di tutta questa roba che vi ho raccontato fino adesso, ma cioè a lei le dice delle robe, tra l'altro, che dovrebbero essere sexy. Io, raga, non lo so, ma nella vita reale, se vi capita una roba del genere, o ricorrete ai tirapugni,
o scappate, cioè scappate tendenzialmente, vi direi scappate a gambe levate proprio dall'altra parte del mondo, perché c'è gente che parla così cringe, è pericolosissima, ve lo dico. Tra l'altro, lui affibbia a Violet un soprannome che è veramente detestabile, cioè lui la chiama ovviamente Violence, che vabbè. Cioè, questa sorta di burro spalmato sulla merda è veramente, cioè, e lui pensa di essere anche simpatico. Tra l'altro, a lei dà fastidio questa cosa, ma lui si ferma, no. E quindi, evidentemente, o a lei piace un po' il kink dell'essere trattata male da personaggi che dicono anche cose molto problematiche, che qua non si fa kink shaming, però comunque, cioè, non si affibbiano soprannomi quando non sono graditi. È una cosa problematica. Cioè, e ci sono tantissime cose che a me non tornano di questo personaggio, non che l'obiettivo sia farle tornare, però per dire, Violet ha molta paura di lui perché è convinta che lui la voglia uccidere proprio perché. Appunto, cioè, suo padre è stato ucciso da sua madre, quindi c'è comunque di fondo una ipotetica situazione che creerebbe enemies to lovers. Cioè, comunque, qua è un po' chiamata questa cosa. Comunque, Violet è così brillante che, ovviamente, Xaden, quella cosa del veleno, la sgama praticamente subito. Cioè, questo è anche per farci capire quanto, in realtà, anche quando le dicono che è intelligente, sia veramente stupido, perché se ti sgamano, non è intelligente, raga. Cioè, comunque ha un segreto Xaden che è quello di allenare in segreto appunto quelli che sono figli dei ribelli che sono stati obbligati a entrare nell'accademia perché tutti i figli degli ribelli che sono stati uccisi hanno l'obbligo di entrare in accademia. Lui si è accollato addosso il fatto di rispondere per tutte le robe che riguardano loro e allena di nascosto quelli dei primi anni, del primo anno. E ok, insomma, chi era figlio di separatisti, chi era figlio di chi non voleva, insomma, in qualche modo Xaden è un po' loro fratello maggiore, potremmo definirlo così dentro l'accademia, che voglio dire, è già di per sé un segreto stupidissimo, perché se come dire, Xaden ha la responsabilità proprio quasi, diciamo, legale lì dentro l'accademia di tutti loro, quindi se uno di loro sbaglia, fallisce, eccetera, eccetera, ne risponde Xaden, quindi che segreto dovrebbe essere il fatto che è lui che cerca di evitare che queste cose succedano? Cioè, è veramente stupido, cioè è ovvio che lui lo farà in qualche modo, ma Violet viene a scoprire questo segreto, il fatto che lei non lo dice è il modo in cui loro due in pratica, insomma, stabiliscono questo patto. Cioè, e soprattutto stabiliscono questa sorta di tregua tra loro due che fino a un minuto prima lei ripete continuamente, costantemente che lui la vuole uccidere. Non c'è un momento in cui lei effettivamente, secondo me, può pensare seriamente che lui rappresenti una minaccia per lei, ma lei lo dice talmente tanto che alla fine uno finisce per crederci. Cioè, è ovvio che finisci per crederci, più o meno. E nonostante questa tregua, che comunque viene stabilita perché lei ha appunto sgamato questo segreto stupido, lei continua a credere che lui la voglia uccidere e lo ripete continuamente. E se tu non hai fatto pace con questa cosa perché ti sembra poco credibile, è un elemento che ti fa detestare questo rapporto perché è la volontà di esasperare lo scontro, il conflitto tra i due senza una base, poi, perché è quello il problema principale. Cioè, lui in realtà non fa assolutamente nulla per rendersi un papabile nemico pubblico di Violet, perché in realtà fa esattamente il contrario. Cioè, lui si assicura che lei sia al sicuro, lui la controlla, nel senso che controlla che nessuno cerchi di ucciderla, l'allena addirittura, cioè. Lui fa di tutto per metterla al sicuro, detto come va detto, ed è veramente palese, tranne ovviamente per Violet, che è così brillante che questa cosa non la vede. Cioè, questa cosa di forzatamente metterli come opposti, che per me non funziona, ma anche perché veramente lui fa di tutto per tenerla al sicuro. Cioè, si accolla con la piaga di Violet, che oggettivamente, ovviamente lei o è bellissima e non lo sa perché ha gli specchi di legno. O non lo so, cioè lui a un certo punto è palese che abbia un'attrazione verso di lei. Ed è vero che i loro due draghi sono legati e questo è il pretesto per cui ovviamente lui la tiene d'occhio, però cioè, non è un motivo credibile, cioè non sarebbe suo compito tenerla al sicuro, né proteggerla, né avrebbe interesse nel farlo, perché contesto, perché mancava questo. La sua dragonessa
Sgeil, che io però dico Sgei perché sono stupida, è la compagna di Tarn, ho scoperto che si dice, che è il drago, uno dei due draghi, ovviamente il drago più grande, gigante, potente di tutto il mondo, di Violet. Ovviamente drago che non si legava mai a nessuno da tempo immemore, ma ovviamente davanti a Violet cosa fai? Non ti leghi? Insomma, visto che Violet è veramente una completa inetta, è giusto provare un moto di pietà. Tra l'altro, cioè, non, veramente anche il motivo per cui lui si lega a lei è stupido, ma non entriamo qua, stiamo parlando del rapporto tra Xaden e Violet. Allora, badate bene. Non è necessario che quando ci si lega a un drago in questa accademia viene fatto vedere più volte, insomma, in due o tre esempi, cioè il drago ti può rifiutare o tu puoi crepare prima di avere il legame definitivo. Quindi in realtà in questa fase che Violet viva o muoia, gliene frega assolutamente nulla a nessuno. Cioè è ovvio che magari cerchi di portare avanti il legame tra drago e persone, cavaliere, però. Cioè, sinceramente, a Xaden, se Violet vive o muore, gliene può cambiare nulla, cioè veramente può crepare Violet che non succede niente a Xaden. Badate bene che nonostante, cioè, il drago può sfanculare, ammazzare, può succedere qualsiasi cosa alla persona con cui sei legata e finché non c'è questo legame, diciamo, definitivo, grazie a un'ennesima cerimonia, non mi ricordo bene, però tanto dettagli, cioè in realtà non è una cosa così profonda, non c'è già un legame così profondo. E per Xaden, invece, questa cosa qua diventa parte del suo compito, cioè lui deve assolvere assolutamente al compito di proteggerla, allenarla, portarla avanti. E quindi il motivo è perché sono due nemici e quindi hanno altre cose, o perché se vogliono scopare, cioè. È palese, tranne per Violet è palese. Sta, mi sono scocciata anche di parlare del Darkling. Comunque, vabbè, no, di Rhysand, scusate, ho sbagliato. Comunque, dicevo prima che serviva un fantoccio da contrapporre, ovviamente, al coro adorante, no? Quindi abbiamo infilato Dane. Dane è il migliore amico, cioè il peggior migliore amico mai creato, ma il miglior amico di Violet, che è praticamente un grande espediente, no? In pratica, lui viene infilato in questa storia come male assoluto, perché chiaramente va contrapposto invece a persone tendenzialmente virtuose, virtuose perché sostengono Violet. Cioè, lui la tratta praticamente come una povera imbecille e un po', io giuro, certe volte ho quasi tremolato, nonostante siano cose veramente poco nella mia personalità. Però è deprecabile ovviamente per questo, perché lui non sostiene Violet in questa sua sciagurata decisione di portare avanti il suo allenamento. Lui cerca di farle cambiare idea, cerca di farla tornare nell'ambito degli scribi, perché si rende conto che anche per tutte le fragilità fisiche di Violet, quell'accademia rappresenta morte certa, soprattutto se lei è la figlia di sua madre, che è molto odiata appunto dai figli degli ex separatisti, è molto odiata anche da certi altri, diciamo, persone molto in rilievo dell'apparato militare. Insomma, vabbè, quindi lui agisce con un controllo super mega esasperante su Violet, la priva di qualsivoglia libero arbitrio, questo, cioè, lo fa persino partecipare a un penosissimo triangolo. Penosissimo perché veramente ci credeva solo Rebecca Yarros, probabilmente. Comunque, in questa dinamica, no, Dane è esasperato ed estremizzato, cioè è veramente poco credibile che una persona che tra l'altro dovrebbe avere un rapporto di amicizia, ma tra i due, cioè tra Violet e Dane, non ci sono momenti di amicizia, non ci sono momenti veramente anche solo di comunità, momenti di scambio, cioè non c'è niente, cioè questo è veramente, cioè è un fantoccio ai fini della trama che deve fare il cattivo, però dovevamo dargli un po' un senso che conoscesse lei, diventa il suo ex miglior amico, il suo miglior amico, ok? Lei ovviamente l'ha sempre considerato un po' una via di mezzo tra un amico, un fratello maggiore, ma anche soprattutto un bono e quindi papabile, è sempre stata chiaramente magari un po' innamoratina in segreto e io spero che lei fosse innamorata di lui perché è bono, ma non per come la tratta, perché cioè, questo me lo auguro nonostante io e Violet non abbiamo un buon rapporto, ma ovviamente al cospetto di Xaden, cioè Xaden o come cazzo si dice, cioè lui non conta ovviamente più niente, è impareggiabile, imparagonabile. È bello che poi lui contravviene in realtà a determinate regole cioè di tutta l'accademia, però
quelle che servono a Violet per contrapporlo a Xaden, perché per il resto in realtà agisce con un mega controllo su di lei, ma soprattutto cioè, è super ligio al dovere in una maniera estremizzata e senza senso, no? Che poi anche Xaden agisce in una maniera controllante su Violet, però in una maniera più subdola rispetto chiaramente a questo che cioè, è manifesto comunque, anche perché ci serve questo modo proprio per decretare una cesura tra il rapporto di prima che lei esplora, ipotizza, eccetera, mentre sono ancora in una fase di contrapposizione forte e a parte che sia buono, non c'è un'ipotesi di storia tra Violet e Xaden. Poi, nel momento in cui noi eliminiamo, anche abbastanza in fretta, devo essere sincera, Dane, alla fine l'autostrada è spianata per Xaden. Anche perché poi, nel momento in cui noi mettiamo una cesura all'ipotesi del rapporto tra Violet e Dane, chiaramente possiamo proseguire su quello Xaden e Violet, per farvi capire anche un po' l'insensatezza di tutte queste cose. Dove Dane la vuole... vuole che lei si ritiri, vuole farla tornare negli scribi, eccetera. Ovviamente il pericolosissimo Xaden che la vuole uccidere invece l'allena, l'aiuta, trova tutti i modi un po' per darle una mano, no? Cioè, pericolosissimo. La punzecchia è vero, però cioè, in maniera veramente che è un po' chiamatina anche quella, ma come tutto d'altronde in questo libro. Cioè, dove Dane la vuole super mega ligia al dovere, Xaden invece le fa fare tutte le cosine che un po' strappano alla regola, i sotterfugi, le cose di nascosto, cioè Dane la sottovaluta, Xaden invece la sostiene, cerca di spingerla oltre i propri limiti, cioè vabbè raga, avete capito la dinamica. E quindi, visto che qua in questo caso noi abbiamo preso due stereotipi dalla maspalese, perché qua abbiamo Tamlin da un lato e abbiamo Rhysand dall'altro, ovviamente un Tamlin scritto pure peggio rispetto a come è scritto Tamlin, e Xaden che è palesemente la versione draghesca di Rhysand, no? Cioè lo stereotipo è questo, quindi abbandonare un primo rapporto che chiaramente cioè, è poco credibile in ogni cosa, veramente, cioè almeno Tamlin devo dire che per quanto avesse un senso, cioè è un pseudo personaggio, Rhysand, cioè in questo, scusate, Xaden, cioè qua è più credibile chiaramente, perché l'altro è un pagliaccio, è un fantoccio. Poi vabbè, cioè ci sono in realtà altri personaggi, tipo c'è la sua migliore amica che non mi ricordo assolutamente come si chiama, c'è Liam che è tipo il cane da guardia che ha sguinzagliato Xaden per tenere a bada lei, insomma, cioè ci sono, ma sono tutti talmente ininfluenti e non partecipi, non fanno veramente nulla che abbia un qualcosa che sia ciccioso. Cioè la madre di lei, per dire, cioè sappiamo solo le cose orrende che fa la madre contro di lei, il fatto che l'abbia messa lì, la odi, ma è palese, però non è che abbiano della grande rilevanza, perché ovviamente tutto gira attorno a questa dinamica, e la dinamica che a noi interessa in realtà è quella tra Xaden e Violet. Il resto, prima ce ne liberiamo, meglio è. Poi sì, per dire, ci sono la sorella di Violet, cioè il fratello morto, tutta la storia così, ma alla fine... cazzo ce ne frega di sta gente, posso dire. Comunque, secondo me più o meno stiamo arrivando alla fine, perché tanto parlando dei personaggi ho parlato di un sacco di tematiche, quindi non ne tirerò fuori più di tante, però tipo la disabilità ne abbiamo già parlato e la questione dell'empowerment attraverso Violet l'abbiamo già vissuto. L'altro tema che io trovo molto rilevante e che io ho trovato assurdo per come è trattato dentro questo libro è il tema della violenza, ovvero la violenza in questo mondo è, e soprattutto in accademia, è un tema che penetra in ogni sua fibra, in ogni sua cellula, in teoria. E vi spiego perché. Qui nell'accademia, no, ci sono continue prove che sono veramente di vita o di morte e sono trattate in modo da farti percepire quanto ci sia tensione, quanto sia pericoloso, però allo stesso tempo ovviamente questa è un'accademia ambitissima, ma proprio perché solo i più forti, i migliori eccetera riescono ad accedere ai draghi, quindi all'ipotetico rapporto con i draghi, e in questo modo secondo Yarros si fa scrematura. Ma due cose che secondo me sono un po' traballanti, un po' molto traballanti, ok? Peggio di come monto io i mobili dell'IKEA. Il primo è che la premessa è che questa accademia è super necessaria per il mondo di Navarra proprio perché questa guerra ai confini
ha bisogno di soldati, soldati che siano pronti a tutto, preparati, super mega allenati. Però io mi chiedo, in un mondo dove ci sono pochi soldati, che ci viene detto subito, che senso ha eliminare la maggior parte delle persone che si eliminano perché crepano, cioè non è che c'è un altro motivo, tutte queste persone già da subito, è veramente uno spreco di risorse, cioè non per fare veramente la capitalista di queste cose, e soprattutto, cioè io sono tra l'altro antimilitarista, però è veramente stupido da un punto di vista politico, perché io dovrei avere una cesura così forte, un livello così forte di morti, violenze, eccetera, in un mondo dove non è che abbonda la gente da mettere nell'esercito, e comunque, anche se non sono in prima linea a combattere, è tutta gente che tu puoi addestrare comunque e mettere in altri ruoli all'interno della società, anche se non si lega ai draghi. Invece questa cosa qua, cioè, ma proprio come se ne avessero proprio a fiumi, e invece poi viene detto che è un grosso problema quello delle reclute, del cambio delle reclute. Cioè, io questa cosa l'ho trovata stupida, ma proprio stupida, perché è un patto che non mi rende credibile anche tutte le prove che avvengono, nonostante poi ci sia un sacco di violenza. Ma è una violenza talmente gratuita e insensata che, a parte per il friccicorino e oddio qua, guarda quante cose brutte che accadono, cioè questa cosa non ha senso, non ha veramente senso ai fini della logica sociale all'interno del libro. Cioè la politica qua è rilevante, poi ripeto, il world building interessa probabilmente più a me che a Rebecca Yarros, però in questo caso, cioè, che senso ha eliminare tutte queste persone quando tu hai proprio bisogno di persone? Vabbè, dubbi che pongo per i prossimi libri. Quindi, insomma, a parte questo, ovviamente ci sono anche poi ovviamente tutta una serie di problematiche relazionali di cui ne abbiamo anche già parlato. E in realtà io vi devo dire, ho fatto veramente fatica a seguire un po' il tipo di rapporto che si stabilisce tra Violet e Xaden, perché in realtà lei passa dei momenti continuamente, sembrava ping pong, no? Lo odio, no, è buono, lo odio, no, è buono, e poi mi aiuta, quindi è buono, allora no, però dopo mi ha risposto male, allora no, aspetta che mi odia ancora, mi vuole uccidere. Lo odia inizialmente perché è un traditore e perché la tratta tendenzialmente male, poi ama Xaden e decide di fidarsi di lui perché è buono, poi Xaden torna ad essere un traditore. Cioè, il bello è che continua a dire che lui la vuole uccidere, ma ripeto, lui non fa assolutamente niente, non le ha dato alcun motivo per pensarlo, a parte delle battute cringe, ma lì forse è Violet che gli deve staccare la lingua. Cioè, lui fa solo battute a sfondo sessuale con lei, battute terribili, ovviamente. Oppure le parla di cose da fare, di regole, cioè, non lo so, a me, devo dire, c'è tutta una serie di cose che non trovo neanche credibili in questo rapporto, anche perché poi in tutto ciò lui è il miglior cavaliere di tutti, a lei poi dopo è la migliore cavaliera di tutti, ma va bene, però è veramente, cioè anche il rapporto, che anche perché una delle cose che più è piaciuta è proprio il romance tra loro due. Io, lo sapete, non sono assolutamente fan del romance, eccetera, però cioè, quando è dentro una storia così complessa e stratificata, poteva essere un'arma veramente potente nelle mani di Yarros, se fosse stata gestita decentemente. Invece io mi continuavo a chiedere, ma da fase 1 a fase limone, sbarabimbombem, perepempempem, cioè, che cosa è successo tra loro due? Quali scambi significativi hanno avuto che li hanno avvicinati, hanno creato una sorta di feeling, di rapporto, di dinamica, no? Cioè, e la risposta che continuava a darmi è assolutamente niente, cioè come il fatto che lei balzi la sua disabilità quando non serve, che diventi improvvisamente capace di fare cose, in realtà quello tra di loro è un insta love, che è un insta attraction, che è giusto come termine, però in realtà è già qualcosa di più, perché comunque lui ha dei sentimenti anche super, iper, mega protettivi, queste robe qua che piacciono ancora, a quanto pare. C'è attrazione sessuale dovuta anche magari ai loro draghi, perché c'è questa scena cringissima dove tipo i loro draghi stanno copulando e loro due sentono tutto, cioè io lì credo di aver superato ogni limite delle risate che si possono fare sul libro, però vabbè, a parte quello che ovviamente è scena trashissima e cringissima, però in realtà tra loro due, a parte questo momento dove, cioè, si scatena l'ormonella, cioè non c'è un vero motivo per cui loro due a un certo punto ha senso che abbiano una
relazione, chiamiamola come ci può parere. Cioè, non c'è un momento veramente di avvicinamento. Ci sono dei piccoli episodi sporadici dove succedono cose, dove lui tendenzialmente fa qualcosa per lei, dove lei dice che è buono. E questo è, già che lo strazio non era abbastanza, ovviamente mi è appena saltata tutta l'ultima parte, ma siamo qui a riregistrarla. Vabbè, comunque, allora, in pratica, come avevo già detto, anche tutto sto romance, che è una delle parti più amate, a me non ha convinto, se non si fosse capito. Ma passiamo al vero tema, che secondo me è stato così amato senza motivo, cioè i draghi. Ultimo punto, poi la facciamo finita qua perché non ne posso più, sono 2 ore che registro. Cioè, io ho sentito solo dei persone esaltate dal fatto che qui i draghi fanno cose, bla 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 bla. Vabbè, allora io devo dire, nonostante non sia una creatura che sinceramente amo molto, ci sono troppo affezionato, però io ho letto moltissime opere, ho visto film anche sui draghi, e io vi devo dire che qua dobbiamo fare un discorso. In questo volume i draghi potevano essere veramente la cosa che lo risollevava, ma i draghi hanno così tanti buchi, fanno acqua da tutte le parti, sono completamente un pretesto e sono completamente fucked up qua dentro. E voi direte, ma qua di robe fucked up ce ne raccontate molte, avete ragione, però la cosa che io poi, vabbè, ho trovato più assurda in generale è proprio il rapporto con i draghi, perché è pieno, cioè è pieno di buchi di senso, è un colabrodo, soprattutto se poi ci ricordiamo ogni volta che questi qua si legano in due a Violet, che è un'inetta, cioè veramente un'incapace di fare qualsiasi cosa. Comunque, vabbè. Allora, a parte le assurdità che abbiamo esplorato veramente fino adesso, cioè mi dimenticavo un pezzo che vi devo spiegare, secondo me, per entrare nel contesto. Violet si lega a due draghi per un motivo, cioè lei è gentile e salva uno dei due draghetti che è molto piccolo e sta per essere ucciso, nonostante, cioè, non aveva senso ucciderlo, ma vabbè. Questo ovviamente fa sì che il secondo drago, che è il drago più potente che esista, si leghi a lei, che è una pippa. Cioè il fatto di essere stata gentile e ha difeso goffamente il drago da questi che la tentavano di uccidere, cioè fa sì che il più grande drago di sempre scelga lei per legarsi, che cioè, no, non è veramente sensato, non è veramente sensato, però va bene, facciamo finta che allora ha senso questa cosa qui. Comunque, in generale, cioè, il rapporto che hanno all'interno di questo mondo con i draghi è un colabrodo e vi spiego nel dettaglio perché. Perché, intanto, la base, l'assunto di base che viene detto fin dall'inizio è che i draghi non hanno alcun interesse a piegarsi al volere umano, perché i draghi sono queste creature potentissime con poteri, capacità di volo, capacità di incenerire gli esseri umani, perché dovrebbero assoggettarsi agli esseri umani? Eppure, già di base c'è questa cosa un po' assurda in cui i draghi creano questo patto con gli umani per combattere questa guerra che non è una guerra di draghi o tra draghi e altre creature, che avrebbe avuto tra l'altro molto senso magari a quel punto. Cioè è vero, vengono accennati, però ci arriviamo dopo. Ma si legano agli esseri umani e si schierano al loro fianco per combattere una guerra tra umani. Questa cosa qui io l'ho trovata già di per sé abbastanza un po' traballante, ridicola, però. Qua Tiffany del futuro è in fase di montaggio che ci tiene ad essere precisa. Ovviamente, in questo ci viene spiegato che i draghi hanno fatto questo patto con gli umani e si legano agli umani per difendere quella che è la loro vallata, che sta esattamente tra il regno che sta attaccando Navarra, e poi c'è la loro valle. Quindi per loro difendere Navarra significa difendersi da papabili attacchi, e comunque, anche se la minaccia è quella dei grifoni che li dovrebbero attaccare, non ha comunque senso che loro creino tutta questa struttura con gli esseri umani e continuino a combattere con gli esseri umani, cioè sono veramente delle basi un po' sdrucciolevoli come world building. Ritorniamo nel passato. In più, le regole, cioè ovviamente anche di questo conflitto, sono talmente fumose e talmente poco chiare che ovviamente noi sappiamo che oltre confine, perché veramente viene gestito tutto come al fronte si combatte, ci sono i nemici, cioè questo è il livello di approfondimento del world building su
il contesto che crea tensione dentro questo mondo, ci sono anche creature che magari attaccano e sconfiggono anche i draghi, però di base, cioè, non è qualcosa che tradisce la premessa iniziale, no? Cioè, perché il drago dovrebbe piegarsi a una guerra tra umani? Cioè, che gli frega, vabbè. E poi ci sono tutta un'altra serie di dinamiche che ovviamente aggirano sempre la regola numero uno, abbiamo detto. Se il drago è chiaramente una creatura potentissima che dice, ma che me frega di quello che decidete voi, tanto decido io. E questo è il modo in cui ovviamente si portano avanti determinate dinamiche di rapporto col drago. Cioè il drago Tyrn, cioè il drago di Violet, ha come compagna, come dicevamo prima, il drago di Xaden. E viene detto: i draghi che sono in coppia sanno che se si devono legare a due persone, non possono legarsi a persone che sono in anni diversi dell'Accademia. Cioè, ragioniamo un attimo insieme. Ha senso che tu vai a dire a un drago, no, scusami, lui è in prima, lei è in terza, è meglio che non vi leghiate. Ma che cazzo gliene frega il drago? Cioè, scusami, sta lì. Questo, tra l'altro, è proprio uno di quegli espedienti super beceri, no? Questa è una cosa veramente irrilevante nella logica di un drago, il fatto che uno sia in una classe diversa, vada spedito in un punto diverso, cioè non ha minimamente senso, cioè è buon senso per ciò che governa gli umani, ciò che ha senso per gli umani, ma per i draghi questa roba è irrilevante, totalmente irrilevante. E però viene detta tutto ciò perché, di nuovo, per sottolineare quanto anche in questo caso il rapporto tra i draghi e la nostra cosina Violet, eccetera, sia speciale, abbia degli elementi di assoluta specialità, cioè specialità, cos'è un fritto misto? No, intendevo assoluta esclusività che riguarda veramente solo il loro nucleo. E poi aggiungo un'altra cosa che a me non convince, ovviamente, del rapporto che hanno con i draghi, è che c'è un'inconsistenza nella solidità di questo rapporto. A volte i draghi ci sono, a volte i draghi comunicano, altre volte no, a volte i draghi sembrano molto in sintonia, si sentono moltissime cose anche se stanno da lontano, o altre volte no, nonostante, cioè, Violet non sia molto capace di controllare, diciamo, la schermatura che la separa dal proprio drago. No, veramente, cioè, ci sono delle incongruenze, delle inconsistenze che sarebbero state anche, tra l'altro, facilmente colmabili con un po' meno ingenuità e che avrebbero nettamente migliorato l'esperienza di lettura anche per quelle che, come me, magari non ti amano la protagonista, magari trovano tutto molto traballante, però che ti leggono questa cosa qui perché dicono: oh, almeno ci sono i draghi fatti bene. Invece qua i draghi sono completamente per aria, non nel senso che stanno volando. Vabbè, raga, basta, ne posso più, ve lo giuro, sono esausta. Pensavo, cioè, capite perché non giro più? Perché poi qualcuno dovrà montare queste 2 ore di girata, ma Gesù, evidentemente. Comunque, allora niente. Io direi che siamo arrivati in fondo perché sono veramente esausta. Io ovviamente vi aspetto giù nei commenti, scatenatevi, ovviamente mantenendo toni civili perché cioè, si sta parlando di un libro, non si sta parlando di questioni veramente importanti in un momento tra l'altro come questo e quindi io vi chiedo il massimo del rispetto, chiaramente, però allo stesso tempo confrontiamoci, cioè assolutamente, anzi se avete cose che volete aggiungere, eccetera, ci sentiamo veramente giù, mi fa un sacco piacere, fatemi sapere anche come state, ecco, veramente, soprattutto. Soprattutto con chi non sento di solito perché magari non mi segue sugli altri social, per chi è un po' qua gli manca YouTube, io vi ricordo che sono sempre su Instagram, quella è una piattaforma dove sono sempre attiva e poi mi trovate anche su TikTok. Direi che più o meno siamo arrivati in fondo, è vero che ho detto pochissimo momento autopromo, però effettivamente sul canale sono la peggiore YouTuber mai esistita. Infatti volevo dirvi che quest'anno ho scritto una cosa a quattro mani, si chiama Brucia la notte, scritta insieme a Michela Monti, è un romanzo distopico ambientato in Romagna.
E ancora non l'avete preso perché ovviamente magari neanche lo sapevate, perché c'è qualcuno che non sa fare autopromozione neanche sotto tortura. Insomma, questa è un'occasione per ritrovarmi anche al di fuori del canale. E niente, io vi ringrazio un sacco per avermi ascoltato se siete arrivati fin qua. Spero che ci sentiremo comunque presto anche con un altro video che parlerà di cose belle invece, ecco. E ci sentiamo giù nei commenti e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!